La bella Londra, amici cari, ancora in vostra compagnia, ma soprattutto la bella Londra con gli amici italiani, Matteo Riganelli, ristorante Macellaio. Esattamente. Intanto Matteo, grazie per il tuo tempo, per aver aperto le porte della tua bella realtà alle nostre telecamere, però andiamo con ordine. Macellaio ci dice già molto. Esatto. Ma lascio a te la parola, perché è un'idea, è un concept. È un concept che nasce 6 anni fa qui a Londra dalla mente di Roberto Costa, che salutiamo e che ci ha infuso l'amore per questa idea, per questo concetto che stiamo portando avanti ormai da 6 anni, avendo poi dato modo all'azienda di crescere in modo importante fino ad arrivare fino a questo momento a 4 ristoranti su Londra col nome Macellaio. L'idea, come avete già visto entrando, è quella di un macellaio con i tavoli. Quindi cioè una macelleria con i tavoli, quindi il concetto tutto nuovo si basa principalmente su un'unica razza bovina, che è quella della fassona piemontese. Ti abbraccio con grande affetto, io arrivo dal Piemonte, non posso che dire grandissima razza bovina. Dobbiamo purtroppo essere veloci, vuoi alzare questa straordinaria campana che vediamo qui? Perché credo ci sia un qualche cosa di meraviglioso. C'è quello che poi avete visto prima in cottura. Che cos'è questa? Questa è la nostra costata, come diciamo qui a Londra, la nostra ribsteak. Quindi dalla lombata di fassona piemontese, che fa una frullatura che va dalle 5 alle 9 settimane all'interno delle nostre celle frigo. Questa è una cottura medium rare, quindi medio sangue, che ci permette di avere all'interno ancora una consistenza molto morbida e un colore molto rosso rubino, come potete vedere, ma soprattutto abbiamo la possibilità con questo tempo di cottura di sciogliere perfettamente il grasso all'interno della... Qui abbiamo un plateau particolare, esatto. È un mix. Questo viene chiamato il nostro menù misto imperiale, è un mix di tutti i nostri prodotti, principalmente di fassona piemontese. Troviamo della bresaola fatta con lo stile della mocetta valdostana, sì. Di fassona piemontese, del lardo d'Arnà, del salame di fassona piemontese, una stracciatella pugliese, e poi abbiamo la fesa di fassona piemontese tradotta in 3 modi, quindi a carpaccio, abbattuta all'albese e al steak tartare. Grande, abbraccio anche gli amici di Arnarda, dove appunto viene fatto un lardo nei doyle, quelli di legno, non quelli di marmo, lì si fa il legno. Esatto. Ne approfitto, chiamo Nico in scena, che è un tuo collaboratore, perché ci prepara qualcosa qui dal vivo. E mentre Nico, grazie intanto, lavora. Grazie a tutti e grazie a voi. Ne approfittiamo per dire che c'è una cantina ricchissima di vini italiani che vanno da sud a nord, c'è esatto, tutto qui. Esatto. Si beve di tutto. Si beve di tutto, si bevono piccole realtà, grandi aziende con una grande attenzione al prodotto. Sì, ho visto le etichette importanti. Quindi ci piace veramente lavorare insieme a produttori che hanno la nostra stessa filosofia. Che stai facendo, Nico? Qui Nico sta flambando della gorgonzola piccante sopra la nostra battuta valdese, quindi qui avrete la differenza di temperature e consistenze dei due prodotti. Qui abbiamo una battuta all'albese battuta al coltello, condita soltanto con dell'olio extravergine toscano, sale e pepe, e sopra viene messo con una sottile strato di gorgonzola piccante che viene poi fiammato con l'aiuto di un po' di balsamico, di aceto balsamico di Modena. Gli spazi sono molto comodi e accoglienti. Intanto Nico arriva con l'ultima sorpresa. Vogliamo metterla qua, Nico, come ci eravamo ripromessi, eccola qua. Guarda che meraviglia. E adesso Matteo ci racconta che cos'è questo piatto, che è uno spettacolo e devo dire anche molto buono, perché l'ho assaggiato. Vai Matteo. Questa è la nostra Angel Steak, quindi il diaframma della fassona piemontese. Viene prima marinato per molte ore, cotto prima a bassa temperatura e poi grigliato, servito con delle patate cotte nella cenere, una panna acida di yogurt e avete questa sensazione di fumo, quindi di barbecue, che viene da questo gioco che facciamo a tavola.